come è fatta la topologia della rete? Adesso vediamo come su quella topologia andiamo a costruire ad usare le equazioni del nostro sistema. Beh, la prima equazione che possiamo scrivere è l'equazione di conservazione della massa. In genere questa equazione della massa si può scrivere anche per i nodi esterni, ma per i nodi esterni diciamo che è banale, perché nei nodi esterni io fornisco una certa quantità di acqua al sistema e risolvo dei nostri problemi la conservazione della massa nei nodi esterni significa semplicemente assegnare quanta portata immetto nei nodi esterni oppure estraggo nei nodi esterni, e sono quasi sempre quel dato lì è un dato assegnato nel nostro problema individuale. Diversa è la situazione dei nodi interni. Per il nodo interno posso scrivere la conservazione della massa. E cosa sarà? Nel nodo interno avrò la portata che fluisce in ciascuno dei tratti che insiste sul nodo interno, la somma della portata moltiplicata per la matrice, la somma delle portate in generale del nostro sistema, che io avrò rappresentato con una n-dupla di questo tipo che ho segnato con questo arpione verso il basso, per indicare un vettore colonna Q1, Q2 e Q3. Sono le tre portate che puliscono nei tre tratti. Questi tre tratti si congiungono nel nodo. La rappresentazione dell'equazione di conservazione della massa è il vettore portata moltiplicato per la matrice di adiacenza, in particolare quale termine della matrice di adiacenza. Solo la terza colonna che è relativa al nodo che stiamo analizzando, non di adiacenza ma di incidenza. Potremmo, rendendo più esplicita la forma dell'equazione, la possiamo rappresentare invece che per componenti, come ho fatto qui. La posso rappresentare in forma matriciale astratta, come la matrice di incidenza trasposta AP per il vettore colonna delle portate che fluiscono nei tratti, e questo è uguale al vettore colonna delle portate che vengono immesse ai nodi esterni. La matrice, in questo caso uso la matrice completa che vedete, la trasposta la vedete scritta lì, 4 righe e 3 colonne. E come vi dicevo prima, le tre portate esterne Q1, Q2 e Q3 sono in realtà assegnate perché sono uguali alle portate che vengono immesse o emute, P1, P2 e P3. Nel nodo 3 vedete che non vi è immessa nessuna portata, quindi qui la portata è 0, ma potremmo anche aggiungere un'emissione qui e in questo caso avremo un termine diverso da 0 in questo punto. L'equazione poi in realtà, quella che prima voi, che vi sconvolgeva prima nella sua forma sintetica qui, in realtà è un'equazione molto semplice perché Q1 più Q2 meno Q3 è uguale a 0, o viceversa il segno, lì è cambiato di segno ma non cambia nulla, no? Ora, su questo esempio qui è molto più semplice fare direttamente il bilancio di massa in questo modo, però in una rappresentazione generale di una rete generale usare l'altro sistema è assolutamente necessario. Nello stesso tempo ricordate che la rappresentazione astratta di prima altro non è che una cosa semplice di questo tipo qua, in cui poi alla fine vado a fare il computo di che cosa entra e che cosa esce dal singolo nodo.
quante equazioni abbiamo qua? Beh, qui abbiamo un'equazione, abbiamo 1, 2, 3, 4 equazioni e 3 incognite. Abbiamo le 3 incognite, in particolare sono Q1, Q2 e Q3. E le 4 equazioni sono quelle che assegnano le portate. Quindi qui significa che in realtà il sistema sarebbe sovradimensionato da un certo punto di vista. Però per esempio potrei dire che Φ3 non è assegnato, ma viene generato dall'insieme delle altre due, quindi a questo punto mi riduco, se Φ3 non è assegnato, ho 4 equazioni in 4 incognite, il sistema è risolto. In questi sistemi in cui ho delle reti da risolvere, ci sono dei casi tipici, no? Come per questo di solito ha queste condizioni del contorno tipiche. Non è mai banale capire, o meglio, non è scontato capire quali sono le incognite e quali sono gli elementi che invece conosciamo. Dipende in generale dal problema. Potremmo, quindi per esempio qui, potremmo lasciare libero P3, oppure potremmo lasciare libera una delle altre variabili, per esempio. In realtà su questo sistema abbiamo anche un altro sistema di equazioni che andiamo a... Sì, un'altra cosa da dire è che qui nella schematizzazione che facciamo qui, ma che facciamo anche in generale sugli acquedotti, le portate le consideriamo emunte o immesse ai nodi. In molti casi succederà che noi avremo dei tratti di acquedotto lunghi, per esempio un centinaio di metri, dove insistono varie abitazioni e quindi avrò emungimento in realtà distribuito. Si possono costruire dei sistemi anche tenendo conto dell'emungimento distribuito, ma noi in questa sede penseremo sempre approssimata la rete con emungimento o emissione ai nodi. Lungo la rete succedono anche altre cose, in particolare l'energia viene dissipata. Noi diamo un carico in un certo nodo, quindi avremo anche una distribuzione dei carichi lungo i nodi. In particolare nell'esempio precedente avevamo i carichi assegnati sui tre serbatoi esterni e il carico incognito invece nel nodo interno. E qual è la dissipazione di energia all'interno dei nostri tubi? Beh, possiamo usare una delle formule di dissipazione di energia e noi in particolare assumiamo sempre che il moto dell'acqua venga sempre con turbolenza pienamente sviluppata. E quindi approssimeremo sempre la caduta di piezometrica con, per esempio, la legge di Darcy-Weisbach o con la legge di Gauckler e Strickler che vedete scritta lì. Anche se nelle parti terminali di una tubazione, dove l'acqua evidentemente rallenta, ad un certo momento il moto passerà dal regime turbolento al regime laminare, soprattutto se nella parte finale non vi è emissione. Darcy-Weisbach, Gauckler e Strickler lo conoscete, di solito noi lo esprimeremo in funzione non della velocità dell'acqua, ma in funzione delle portate e dei diametri delle tubazioni che andiamo a utilizzare. Questi sono i vari simboli che compaiono. Allora, in un tratto che cosa succede? In un tratto ho solo dissipazione di energia, cioè la portata costante che fluisce. La dissipazione di energia si può esprimere per unità di lunghezza come un certo coefficiente di moltiplicativo che poi è legato alle unità di misura. Il valore del diametro del tubo ad un certo esponente che dipende dalla legge di dissipazione che ho scelto.
la portata che qui è, sarebbe la portata, diciamo, in teoria sarebbe, compare due volte la portata, questo per tener conto anche del segno della portata, quindi c'è cioè la portata per il modulo della portata elevato alla alfa meno 1. Se il moto è in caso di turbolenza pienamente sviluppata, come noi supponiamo, quell'alfa è uguale a 2, quindi l'esponente del secondo elemento è 1 e complessivamente compare la portata al quadrato, la dissipazione dell'energia va come la portata al quadrato. Diremo che la dissipazione di energia è negativa quando la velocità dell'acqua è nella direzione opposta della freccia che noi avevamo indicato nella descrizione geometrica del nostro sistema. Qui abbiamo messo delle direzioni delle frecce. Se l'acqua andasse in direzione opposta a quella direzione, mi verrebbe un termine negativo, ma questo non significa che la dissipazione è negativa, che sarebbe un controsenso dal punto di vista fisico, significa semplicemente che l'acqua va nella direzione opposta a quella che io avevo arbitrariamente scelto a priori come direzione dell'acqua. La differenza di altezza piezometrica dunque si può esprimere nel modo che vedete qua, o si esprime per la cadenza piezometrica per unità di area, per la lunghezza del segmento, del tratto, L'I, oppure la possiamo esprimere sempre attraverso la matrice di incidenza, in questo modo qua, come IK per HK, dove HK è l'altezza piezometrica misurata nel nodo. E H con I invece la differenza di altezza H con I grande, la differenza di altezza piezometrica misurata nei due nodi estremi di un tratto. H con K, quindi è un vettore sempre verticale, che ha i carichi dei nodi. Quindi per ciascuno di questi tratti ho un'equazione di quel tipo lì, che qui ho esplicitato. Queste tre equazioni si vanno ad aggiungere a quelle che avevo prima di conservazione della massa. Potevano essere il numero ridondante, ma qui in realtà aggiungo tre equazioni, ma aggiungo anche tre variabili, cioè i diametri di 1, di 2 e di 3 dei tubi. E a seconda che io assegni o non assegni questi diametri nei tubi, risultano assegnate le portate, oppure cioè posso segnare le portate, i diametri, a seconda del tipo di problema che io sto affrontando, i carichi. Volendo fare un po' di matematistry, come si dice, quando si mette un po' di matematica anche fuori posto, ma ovviamente anche qui l'equazione dei carichi si può rappresentare in forma vettoriale come prodotto della matrice delle cadenze piezometriche per la matrice delle lunghezze, in particolare l'alpione con la cosa in su è una matrice riga e l'alpione con la freccetta in giù e la matrice colonna, che è uguale poi a questi termini qua che si vanno a combinare in modo complicato. Simpatico, sembra un bel geroglifico. Vi assicuro che è giusto. Queste sono le equazioni che compaiono dopo per il problema che abbiamo analizzato. Cioè abbiamo queste equazioni che legano la cadenza piezometrica lungo i tratti H1, H2, H3, questi sono indici di tratto, avrei dovuto colorarli in maniera diversa, mentre H1, H2, H3 sono le altezze che si misurano in nodo. Poi abbiamo le portate Q1, Q2, Q3. Poi abbiamo i diametri di 1, di 2, di 3. Gli altri sono tutti coefficienti che in qualche modo possiamo pensare siano comunque determinati.
In questo problema possiamo pensare che Q3 sia segnato dal fabbisogno idrico della popolazione, perché Q3 lo possiamo pensare in questo caso come un serbatoio di testata prima della rete di distribuzione. Quindi Q3 è segnato, rimangono Q1, Q2, D1, D2, D3 e H3, perché gli altri dell'equazione dell'energia rimaneva fuori praticamente una sola variabile da determinare, cioè un'altezza piezometrica. Quindi 2, 5, 6 variabili con 4 equazioni disponibili a questo punto. Quindi cosa vuol dire che ho più variabili e meno equazioni? Vuol dire che due variabili le posso assegnare in maniera arbitraria, a seconda della convenienza, del tipo di problema che ho a disposizione, ne scelgo due e fisso quelle due. Naturalmente devono essere variabili che posso fissare, per esempio potrebbe essere l'altezza piezometrica, il carico piezometrico io lo posso fissare perché scegliendo la posizione del nodo, per esempio, che se ci mettessi un serbatoio lo potrei fissare, però devo ad ogni azione di questo tipo corrisponde anche un'azione che va fatta. Qui per esempio ho detto se è assegnata Q2 anche Q1 risulta assegnata dall'equazione di continuità. Rimangono in gioco 4 variabili e 3 equazioni. Se per esempio si assegna la quota del nodo intermedio si possono determinare identicamente i diametri di cui da usare. Viceversa si potrebbe assegnare il diametro di un tubo e determinare le altre 3 variabili. A seconda del problema che noi abbiamo a disposizione delle reti assegneremo le variabili. Ma in genere tutte queste quantità, le portate, i carichi e i diametri possono essere variabili nel nostro problema. Allora, l'equazione di continuità si può scrivere in questo modo, sulle reti, attraverso la matrice di incidenza. Le equazioni dei carichi si possono scrivere per ogni caso in questo modo e il sistema di equazioni complessive mi permettono di risolvere il mio problema idraulico facendo le opportune ipotesi. In forma matriciale posso scrivere le equazioni in questo modo. Solitamente si introduce, per poterlo scrivere nella forma matriciale che voi amate molto, perché all'esame io vi chiedo quali sono le equazioni della generale di distribuzione di una prodotta. Allora uno, equazione di continuità AQ uguale a P, facilissimo, no? E l'altra è AH uguale a delta Q per Q, dove delta Q per Q in realtà è questa matrice che contiene i diametri all'interno e Q elevata, se volete, l'esponente 1, qui dove alfa è lasciata arbitrario, assumendo che si potesse considerare anche dei casi in cui la turbolenza non è pienamente sviluppata, quindi alfa è diverso da 2. La seconda parte del sistema in particolare è un sistema non lineare, generalmente di forma ogni equazione è quadratica, però l'equazione è risolvente, quindi è un polinomio di grado superiore a 2, facilmente superiore a 4, che non sappiamo risolvere in maniera esatta, quindi ci vogliono dei metodi numerici per essere risolto, seppure non molto complessi. Quello che fa il software, la parete che voi userete, è appunto applicare uno di questi metodi numerici, in particolare uso il metodo del gradiente, si chiama, una variazione sul tema dei risolutori di Newton per risolvere il sistema non lineare. Quindi noi adesso sappiamo come scrivere le equazioni. Le equazioni si scrivono in forma corretta solo usando la matrice di incidenza. Se non si usa la matrice di incidenza, le equazioni si scrivono in modo sbagliato, ragione per cui nei vostri libri di dinamica dei fluidi sono scritte in modo sbagliato, a meno che non siano scritte in modo esplicito, cioè siano numerati tutti i nodi, tutti i tratti e i pendici delle vostre equazioni siano assegnati. Ma
quando sono scritte in modo astratto devono essere scritte nella forma che vedete qua, o nella forma che in realtà mi piace di più, questa. Dopo queste vedremo che queste equazioni si possono anche semplificare, che invece di scrivere le equazioni su tutti i nodi possiamo usare un'equazione, cioè scrivere tutte le equazioni su tutti i nodi, invece di scriverle anche su tutti i tratti possiamo usare solo le maglie, scrivere delle equazioni che si chiamano equazioni di maglia, quindi riducendo di molto il numero di equazioni. Però il risultato